Oggi Consiglio Comunale in modalità question time, si dovevano affrontare interrogazioni, mozioni derivanti proprio dalle problematiche concrete di tutti i giorni, quelle sollevate dai cittadini, ed ecco il dispetto di questa maggioranza incapace, deleteria e distruttiva per la città. Praticamente non si presenta in aula per far venir meno il numero legale e non far discutere e quindi votare quelle mozioni, quelle interrogazioni presentate dalle opposizioni. È una maggioranza che non fa un dispetto alle opposizioni, cerca forse di fare un dispetto alle opposizioni, ma in effetti tira uno schiaffo alla città, perché non consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale significa, facendo venir meno appunto il numero legale, significa non dare risposte ai cittadini. Abbiamo punti all'ordine del giorno che addirittura risalgono a settembre, problematiche che non vengono affrontate in Consiglio Comunale da settembre, e si rinvia all'infinito. Siamo arrivati al 31 gennaio. Signori cari, guardate un po', questi sono i banchi della maggioranza completamente vuoti. È una situazione gravissima, perché significa davvero schiaffeggiare, lo ripeto, il cittadino. Rinaldo Melucci assente, i suoi uomini di maggioranza assenti. Questa città davvero sta prendendo schiaffi in faccia, pugni in faccia da questa amministrazione. Un'amministrazione che non vuole affatto il bene di Taranto e pensa soltanto al suo utile politico. Vergogna, andatevene a casa, non fate danni alla città. E soprattutto oggi questa seduta costerà quasi 2.000 euro, soldi sprecati perché non si potrà neanche tenere. Vergogna.